Buongiorno. Un set particolare di Pediatalk oggi, lo potremmo definire baby chef. Baby chef. Quindi oggi vi faremo vedere visivamente come si fa a fare questa prima pappa. Innanzitutto cominciamo a definire quello che ci serve, in fondo ci servono poche cose, serve un po' di verdura, quindi di solito si parte con la carota, la patata e le patate e la zucchina. Le patate perché sono piccole, comunque normalmente una patata media, una zucchina media e una carota media. Un po' di olio d'oliva extravergine, la carne, abbiamo preso un omogenizzato di carne, poi vedremo quanto metterne. Abbiamo tolto la marca, ma insomma diciamo che chiaramente non facciamo in questo momento una questione di preferenza di marca. Omogenizzato però, c'è stato un periodo che andavano i liofilizzati. Si può usare anche liofilizzati. Si possono usare, ma insomma costano di più, il sapore dell'omogenizzato è un filino più buono. Poi, crema di riso, ma potrebbe essere anche crema di mais e tapioca, vale a dire normalmente la prima pappa si inizia con le creme senza glutine. Certo, fino ai 6 mesi si usa tutta farina senza glutine, quindi ce ne sono solo due, quella di riso e quella di mais. E un pochino di parmigiano reggiano, non troppo, poi vedremo si può mettere oppure no. Allora, come vi ricordate nel nostro video dell'alimentazione, in realtà anche nel bambino piccolo va considerate le proporzioni tra i macronutrienti principali, cioè verdura, carboidrati, grassi col nostro olio e proteine, carne più parmigiano. Quindi in un unico piatto noi arriveremo a mettere tutti i macronutrienti necessari. Certo. In più, se vogliamo, in questo piatto sono anche racchiuse altre due componenti che poi dovranno avere un certo ruolo. Uno è l'aspetto visivo, cambia il colore, cambia la modalità. Certo. L'altro è il sapore. Mediamente, anche se noi non aggiungeremo sale alla prima pappa e non useremo il sale ancora per parecchi mesi, tuttavia è certamente molto più salata rispetto al latte. C'è un pizzico di parmigiano, c'è la carne, le verdure sono sapide, quindi il tenore complessivo della sapidità cambia con la pappa rispetto al latte. Quindi la prima cosa che facciamo è quella di lavare e di pulire la verdura, ok? Quindi prendiamo la nostra carota. Chiaramente togliamo l'inizio e la fine e poi toglieremo la buccia. Questo non per la patate, ma serve sicuramente per quello. Funziona molto bene allo scopo. Ok. Prendiamo la nostra zucchina. Inizio. Non si sbuccia la zucchina. Non si sbuccia la zucchina e si pela la patata. Una discreta importanza, già che commentiamo questo video, è legata alla scelta degli ingredienti. Per carità, è chiaro che non stiamo a fare la filosofia del necessariamente bio, però è chiaro anche che scegliere dei prodotti di qualità e di provenienza selezionata, abbiamo detto il parmigiano reggiano, abbiamo detto della verdura, della frutta il più possibile fresca di stagione o comunque in buone condizioni, è chiaramente una premessa a dare un nutrimento di qualità. Questo vale nello svezzamento e vale tutta la vita. Ho quasi finito di sbucciare la mia patata. Adesso passerò un attimo sotto l'acqua corrente per lavarli. E poi cosa si preparerà? Si preparerà il cosiddetto brodo vegetale. Ok? Chi vuole lo prepara nella pentola a pressione, ma quando... Adesso io mi sposto un attimo. Abbiamo lavato la nostra verdura, la mettiamo nella nostra pentolina, qua possiamo fare così, e versiamo acqua. Allora, acqua chiaramente fino a coprire la verdura, ma più o meno per una patata, una carota e una zucchina si tratta di 1 litro di acqua. Quindi è un brodo che durerà poi un pochino, non si fa fuori in una Esattamente. Adesso queste cose le mettiamo sul fuoco con un coperchio e aspettiamo che si cuociano. Quanto ci vuole a cuocersi?
così poco servirà un quarto d'ora. Un quarto d'ora, benissimo. La mettiamo a bollire e ci risentiamo fra un quarto d'ora. A più tardi. Allora, abbiamo bollito le verdure, è pronto il brodo? Allora, abbiamo fatto cuocere le nostre verdure. Abbiamo fatto il cosiddetto brodo vegetale. In fondo, come possiamo il brodo vedere, vegetale praticamente è l'acqua dove hanno bollito le verdure. Esattamente, perché sale non abbiamo aggiunto. Allora, togliamo le nostre verdure e ce le teniamo da parte per ora. Vedete, questo è il brodo vegetale. È il brodo dove noi faremo la nostra crema di riso. Mm-hmm. Allora, dove lo prepari? Lo prepari lì dentro? Lo preparo qua dentro, però adesso per misurare esattamente quanto brodo ci servirà lo metto un attimo qua. Ok, e adesso vi faccio vedere. Allora, 3 cucchiai di crema di riso o di mais e tapioca. Il cucchiaio è pieno, come vedete. No, raso. È a montagnola però, insomma. Okay. Questa è per una consistenza intermedia. Possiamo anche farla più o meno consistente, ma questo lo vedrete in funzione di quello che piacerà di più al vostro bambino. Bambini che amano le pappe belle dense, si mette un mezzo cucchiaio in più. Esatto. Prendiamo un contenitore graduato, versiamo il nostro brodo. Quanto ne metti? Allora, 180 ml di brodo, 180-200, ok? E poi cosa facciamo? Con il nostro cucchiaio versiamo pian piano fino a cercare di mescolare in maniera uniforme la nostra crema di riso. Ma è una cosa che fa i grumi, tipo quei preparazioni di pasticcini. È una cosa che fa un po' i grumi, ma noi la mescoliamo. Adesso questo lo sto facendo fuori dal fuoco perché chiaramente il nostro brodo è bollente, ok? Chiaramente... Beh, è appena fatto. È appena fatto. Ma noi potremmo averlo tirato fuori dal frigo, ovvero potremmo quel brodo che avanza... Potremmo anche averlo tirato fuori dal freezer. Allora, il brodo che avanza sta chiaramente in frigo per 2-3 giorni massimo. Togliamo tutti i grumi della nostra crema. Ripeto, se il brodo è freddo, questa operazione deve essere fatta sul fuoco. Vedete che la consistenza è intermedia, ma noi a questo punto dobbiamo comunque aggiungere che cosa? Mezzo omogenizzato di carne, oppure se lo volete pesare sono 40 grammi. Cioè l'omogenizzato tutto è 80 e quindi sono 40 grammi. Adesso utilizziamo un coltello che non è proprio il suo, ma per cercare di... È chiaro. Beh, insomma, che le prime pappe... Il vasetto si usa in 2 giorni, giusto? Esatto. Quello che non mangia oggi lo rimangia. Le prime pappe uno peserà tutto, dopodiché... Comunque, più o meno metà. Amalgamiamo. Comincia ad avere un aspetto di cibo commestibile. Anche il colore. Noi non mettiamo le verdure dall'inizio, non perché sia un rischio particolare di allergia, in fondo allergico a queste verdure non c'è praticamente nessuno, quanto perché già l'intestino si deve abituare a digerire delle cose diverse dal latte e non gli complichiamo la vita aggiungendo delle fibre. Questo non toglie che le fibre sono preziose e che quindi quando il bambino ha iniziato a gustare la pappa e a mangiarla con piacere, dopo le verdure le useremo. Ve lo facciamo vedere dopo. A che punto siamo? Allora, qua abbiamo amalgamato tutto. Questa è una pappa completa, tranne l'olio, che adesso possiamo mettere. Allora, l'olio è 1 cucchiaino di olio.
Un bell'olio extravergine italiano, mi raccomando. Sì, olio extravergine di oliva. Mescoliamo il tutto. E questa è la nostra pappa. Questa è una pappa che ha già tutto: olio, quindi grassi, carboidrati, crema di riso e verdure, perché è il brodo vegetale, e le nostre proteine con il manzo, l'omogenizzato di manzo. Dopodiché, Ma una se bella mescolata di vogliamo, parmigiano non la mettiamo? una mestolata, no, No. perché parmigiano reggiano sono proteine tanto quanto la carne. Possiamo mettere mezzo cucchiaino di parmigiano proprio perché per insaporire un pochino di più. In Pizzico. realtà sarebbe da non usare, perché il formaggio, quando andrà usato come fonte proteica, va usato solo il formaggio senza la carne e non mezzo cucchiaino. Se vogliamo proprio una punta. E ricordiamoci che il parmigiano mo molto meglio se è stagionato oltre i 36 mesi. Perché la stagionatura del parmigiano predigerisce le proteine e riduce la quantità di lattosio e quindi il parmigiano stagionato risulta essere molto digeribile e più difficilmente allergizzante rispetto ai Assolutamente. formaggi freschi. Questa è la prima pappa, è la pappa che si fa senza fare il passato di verdura, ma solo con il brodo vegetale. Dopo 15-20 giorni, un mesetto massimo dall'inizio della prima pappa del bambino, possiamo cominciare a fare anche il passato di verdure da aggiungere alla nostra pappa. Allora, quando si fa il brodo liquido, verdura si passa a parte e si tiene a parte, ok? Il passato di verdura si tiene da parte e se ne aggiungerà un cucchiaio, due cucchiai direttamente nella pappa. Le Cioè, le prime pappe non si tiene da parte, si tira via e se lo prime mangia il pappe le papà, insomma. mangiamo noi. Ok. Ok. Dopodiché, quando sarà ora invece di fare il passato, si fa questa operazione a parte, le verdure che ci sono vengono passate. Possiamo usare un frullatore, il Bimby, il Allora, Pimera beh, il immersione? Bimby o qualsiasi altro robot da cucina ha la funzione di omogenizzatore, quindi sì. Altrimenti, cioè, non ingloba aria. Il mini Pimer è comodissimo, ma ingloba aria, quindi poi va fatta bollire la verdura, comunque lasciata riposare, perché altrimenti voi darete aria alla Deve pappa del vostro bambino. sgasare un po'. La cosa migliore, anche se è un po' giurassica, però la cosa migliore è quella di passare la verdura, passarla con il semplice passaverdura, perché questo crea una rottura delle fibre molto minore e non ingloba aria. Allora, proviamo, mettiamo la nostra zucchina e la nostra patata e un pezzettino della nostra carota. Ok, adesso riutilizziamo il piatto. Mettiamo la nostra verdura qua, perché un po' alla volta la utilizzeremo. Fermiamo con il nostro piatto e facciamo passare la nostra verdura. Vedete che si formerà una crema. La zucchina resiste, ma La cederà zucchina anche lei. resiste, ma cederà. Ma sembra facile. È molto facile. Molto economico, molto più di un robot da cucina. Non c'è dubbio. Vedete? È come uno schiacciapatate alla fine. Ecco il fatto. Schiacciamo e omogenizziamo il nostro. All'inizio sarà un cucchiaio, o comunque due, un cucchiaio di passato. Aggiungiamo il cucchiaio di passato alla nostra pappa. E questa è la pappa col passato di verdura. Quando sarà un po' più grande, aggiungeremo 2-3 cucchiai di passato. Eccoci qua.
Beh, quando sarà più grande poi metteremo anche altre verdure. Ma Assolutamente. questo è, come dire, la seconda puntata. Quella che abbiamo fatto adesso era la prima puntata. Quindi, bambino Pronto da che essere una mangiava. migliotta. Eccoci. Allora, chiaramente più andremo avanti, più potremo aggiungere vorrà dire la verdura di stagione, quindi qualche foglia di spinacio, di costa, la zucca, il cavolfiore, un po' alla volta potremo inserire delle altre verdure. Quindi a quel punto non è detto che noi dovremo usare sempre la patata, la carota, la zucchina, più il resto. Potremo fare un brodo che varia a seconda di quello che uno ha in casa. Può utilizzare 3, 4, 5, 7 verdure diverse. Certo, il bambino di 7-8 mesi mangerà un mini minestrone, che Sì. dipende dalla vostra fantasia, dipende dalla stagione dell'anno, dipende dall'ortofrutta dove vi servite e dipende anche un po' dall'abitudine che c'è in casa di consumare verdure. Di solito fra le cose belle che regala un figlio c'è anche quella che si cambiano un po' Le abitudini abitudini. alimentari, quindi verdure per tutti. Quello che dico, quando si inizia ad aggiungere qualcosa di diverso dalla prima pappa, questo vale per la crema, come vale per una verdura diversa, come vale per una proteina diversa, aggiungiamo una cosa sola alla volta. Nel paio di giorni ne aggiungiamo una, poi ne aggiungiamo un'altra, così vediamo se eventualmente, quasi mai succede, può dar fastidio qualche alimento che abbiamo aggiunto. Anche perché più o meno una quantità di Sì. brodo così dura 2 giorni, quindi Esatto. quando lo si fa un'altra volta al terzo giorno si aggiunge una Sì. verdura in più e così nel giro di 15 giorni si è già fatte tutte le prove. Se uno vuole fare il pentolone di brodo, può farlo, chiaramente aumentando sia acqua che composizione della verdura. A quel punto può poi congelare il brodo in monoporzioni e congelare il passato in monoporzioni in modo da avere già i vari cubetti da aggiungere insieme ed è molto più pratico. Le mettete via della quantità giusta per Della preparare quantità una giusta. pappa e si surgelano, in modo che poi quando serve di preparare la pappa si toglie il sacchettino dal freezer o il cubetto quello del ghiaccio, Cubetto, insomma, ci esatto. sono tanti modi. D'accordo? Grazie per essere stati con noi e buon appetito! Grazie, buona serata.